25 anni sono molto lunghi da riassumere in qualche battuta. Direi che siamo partiti con una, come dire, posizione abbastanza sfrontata, che partiva da una sicurezza un po' ingenua di essere all'altezza della situazione. E così abbiamo continuando immaginando che quei temi fossero alla nostra portata. In realtà, giudicandolo oggi, possiamo dire che il percorso è stato molto regolare. Abbiamo sempre avuto un controllo discreto sulla situazione che andava modificandosi di anno in anno e oggi, considerando i risultati, possiamo dirci davvero molto soddisfatti degli obiettivi raggiunti. La manifestazione, detta con un'espressione molto lapidaria, dovrebbe sempre di più concentrarsi su un proprio interesse vitale nel sapere esprimere e dare soddisfazione alle esigenze del mondo del business e in modo particolare anche alle esigenze di carattere culturale, di approfondimento del mercato, a tutta la parte che riguarda tutta la nostra storia passata, che è quella di aver dedicato grande attenzione ai fatti legati alla cultura dell'ambiente. E, ragionando da questo presupposto, la manifestazione dovrebbe diventare non tanto e non solo una concentrazione di attenzione in quelle giornate dovute alla manifestazione stessa, ma realizzare una concentrazione di attenzione per tutto l'anno sui temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare e far vivere le questioni della fiera in tutto l'arco dell'anno. E il tema obiettivamente è quello di non dare per scontato tutti gli obiettivi per i quali abbiamo lavorato in questi anni, alcune parole d'ordine che sono diventate comuni nel lessico normale dell'opinione anche pubblica, largamente pubblica, non darle per scontato e lavorare con uno sforzo continuo perché le grandi questioni del clima a cui tutte le altre strategie debbono essere ricondotte, diventi una consapevolezza vissuta quotidianamente da un'opinione pubblica sempre più sensibile e sempre più attenta a questi temi. Come organizzazione fieristica abbiamo questo compito, cercheremo in futuro, in un programma che prevederà un orizzonte temporale almeno valido per una decina d'anni, di mettere a fuoco tutti i sistemi, tutte le metodologie che ci faranno insieme all'universo delle associazioni che con noi conducono questo sforzo e questo impegno, portare avanti questa grande impresa.